Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yokai Watch 4. Ci tengo ad informare che ho un bisogno fisico di completare anche Omori e Yu-Gi-Oh! Perché ormai va avanti da troppo tempo. Quindi Yokai Watch uscirà 3 volte a settimana invece che 6, perché è anche complicato portare 6 episodi della stessa serie. Soprattutto di una serie come Yokai Watch 4 che è davvero prolissa e lunga. Comunque concentriamoci sull'episodio di oggi. In cerca di Mortal Volpe 3 è l'ultimo episodio chiave del settimo capitolo. Completiamolo e vediamo di trovare Mortal Volpe e magari entrare anche a Palazzo Reale, perché no? Forse prima del post-game si può, non lo so. Ci siamo quasi, un ultimo sforzo e il piano di Mortal Volpe sarà sotto gli occhi di tutti. Andiamo a Sorso di Gelo. Tra l'altro, mi sono dilettato nell'andare in giro per conto mio e penso di aver trovato già Sorso di Gelo. Dovrebbe stare proprio qua dietro, se non sbaglio. Esattamente. Insomma, ho fatto un po' di giretti per conto mio per anche aumentare il livello di miei yokai, quindi averli un pochino più forti. Ah, lui! C'è la missione su Yokai Watch Puni Puni che è ancora attiva. Per prendere un codice di download per Yokai Watch 4. Il problema è che anche fai la missione e sblocchi il personaggio e una pagina in più per lo Yokai Pad, non puoi comunque riscattare il codice. Però la missione è ancora fattibile. Quindi, insomma, ecco qua Nevaria, che poi credo sia la stessa che abbiamo incontrato nel presente, no? Con la missione. Salve, possiamo farti qualche domanda? Oh, ma certo, prego, vi ascolto. Stiamo raccogliendo informazioni su una certa Mortal Volpe. Tu la conosci? Sì, so bene chi sia. Oh, davvero? Potresti dirci qualcosa su di lei? Ah, madre di Gelina! Addirittura madre? Ok. Mi piacerebbe, ma ultimamente sono molto impegnata con il negozio. In questo periodo stanno arrivando molti nuovi clienti qui dentro. Forse voi potreste aiutarmi, però. In cambio vi parlerò di Mortal Volpe. Quindi, dobbiamo sgomberare il negozio? Va bene. Wow, grazie ragazzi. Per cominciare, aiutatemi ad allontanare questi quattro. Sono clienti abituali, non sarà facile, ma conto su di voi. Devo combattere sti quattro. Ah, ok. Chi è questo? Annebio. Ah, non l'avevo visto perché stava talmente coperto. Come avete fatto a notarmi? Di solito passo sempre inosservato e ha ragione. Lasciatemi solo, a meno che non possiate darmi qualcosa che mi faccia felice. Cosa? Cosa dovrei darti? Parla? Ok, questo qui non vuole più tornare a casa. Egoistorso, bello. La mamma mi sta cercando, non è possibile, quindi non posso restare qui per sempre. Se mi porterai un po' di latte alla frutta. 2 bottiglie, toh, pigliatele. Quanto diamine ci avete messo? Ero qui! Davanti a te! Ingrato, vai via! Scompari! Eccolo lì, bravo. Vita, vita, ma che? Questo canta? Un inno alla gioia? Vita! PlayStation Vita. Vita, vita. Sì, la PlayStation Vita, console, ok, ma... A quanto pare è vita vita. Ok, sì, che fatica, davvero. Il problema è che non c'è un modo, credo, da quello che ho capito, un modo logico, ma andare a caso. Quindi, affeterno, fa una cosa, va. Vai giù veloce. E se n'è andato. Oh, allora, tu cosa vuoi? Come prego, volete che me ne vada? Non se ne parla, ragazzini. Sono un cliente abituale di questo posto. Non vorrete insistere, spero. Sì. Vedo che coraggio non vi manca. Sapete, nei fior dei miei anni vi avrei spaventati per davvero. Ma in ogni caso, non ho intenzione di andarmene. Volete insistere ancora? Sì. Di nuovo! State cominciando ad innervosirvi, macciosi. Vi avverto, piantate nell'ammiratamento, sarò costretto ad annientarvi. Vi ho fatto paura? No. Vi ho fatto paura? No. Ok. Eh sì, è da un po' che segui la stessa routine, certo. Ti senti in forma? Ok, torna a casa, bravo. Annebbio, che cosa vuoi tu? Qualcosa
cosa? Che cos'è quella cosa che ti fa felice? Allora, questa qui è un po' particolare come missione, perché a quanto pare lui vuole del cibo, non qualcosa che lo faccia semplicemente felice. Perché nella versione giapponese dice voglio del cibo che mi renda felice, non qualcosa che mi faccia felice, quindi magari è meglio modificarla. Quindi dobbiamo andare a comprare nel presente, a Super Più di Valdora Nuova, il cibo. A lui piacciono le polpette di riso. Wow, sì, va bene. Bene, comprate tutte quante le tipologie di onigiri che esistono. Ho provato anche a cambiare personaggio perché pensavo magari volesse vedere qualcun altro, invece no. Toh. Ecco, ora ce l'abbiamo infatti. Onigiri gamberi. Eccolo qua, e questo è fatto. Credo che tornerò a casa. Ah. Bene, se ne sono andati tutti. Non fraintendetemi, amo i miei clienti, ma non possono restare qui se... Ecco, esatto. Non possono stare qui per sempre. Quindi ora ci parlerà di Mortal Volpe? Ma certo, dai. È uno yokai che ruba le anime di altri yokai. Sì, e questo era chiaro. Ecco, una sua particolarità è che diventa molto esigente quando si tratta di cibo. Quindi se le mangia? Oh, non lo sapevate? Beh, ora lo sapete. Se non lo sapevi, ora sallo. Non c'è proprio nient'altro che puoi dirci su di lei? Vi ho già detto tutto ciò che so. Non sappiamo niente, quindi. A dire il vero, qualcosa c'è. Che tipo di locale è questo? Non l'avete capito dal nome? Che strano, forse dovrei cambiarlo. C'è scritto che il negozio si chiama Sorso di Gelo. Esatto, qui vendiamo snack e altri prodotti simili. Snack? E come avremmo dovuto capirlo da Sorso di Gelo? Però, ora si spiega il motivo di tutto quel via vai tra i clienti. Vende snack, lei, non alcolici, certo. Nel futuro non ho idea se esista Sorso di Gelo, ma nella Valdora del presente sì. Quindi magari. E poi tra l'altro è invischiato come posto, è in uno spazio angusto. Bene, facciamo un riassunto di tutte le informazioni che abbiamo ottenuto. Mortal Volpe ruba le anime per poi inviarle a qualcuno tramite posta. Inoltre sembra che sia molto pignola riguardo al cibo. E queste informazioni sono utili perché... Su con la vita, amico, in un'indagine ogni dettaglio è importante. Forse dovremmo iniziare a cercare in qualche ristorante della città. Basta ricerche, vi prego. Ma certo, perché è molto esigente in fatto di cibo. Troverò il miglior ristorante della città. Vai, Jibayan, non deluderci allora. Usa quel tuo naso da segugio. E invece no, devo trovarlo io. Ah no, già l'ha fatto Jibayan, già l'ha trovato. Allora seguiamo la freccia. Ah, ma che è il ristorante di Malandro per caso? Sì, mi sa che è il ristorante... No. Questo del tonno? Proprio al bordo, Un pochino più in là non potevano metterlo. Questo è il ristorante migliore della città. Dice sul serio. Fantastico, Jibanyan. Beh, sushi è buono. La tempura è ottima. Sukiyaki, ok. Quindi... Buongiorno. Benvenuti, cari clienti. Allora, che cosa vi porto? A dire il vero, saremmo qui per chiedere un'informazione. Ma c'è davvero Mortal Volpe? Che rabbia. Se non fosse stato per loro, avrei potuto agire più liberamente. Quegli umani. La prossima volta gliela farò pagare con gli interessi. Sconsolatissima Mortal Volpe. Ehi, siete voi? Mortal Volpe. Ti abbiamo trovata finalmente. Le informazioni erano giuste allora. E pensare che proprio oggi volevo gustarmi sushi, tempura e sukiyaki. Wow, mangi tanto. È tutta colpa vostra. Perché siete venuti qui così in fretta? Scusami. Che seccatura. Mi toccherà saltare il pranzo, ma... Se fuggo non potrò perdere. No, sta scappando. Presto, inseguiamolo. E allora andiamo. Tanto io me ne sto lì tranquillo a non farmi i cavoli miei. Va bene. Poi Tamamo si chiama. Ok. È qui allora. Dannazione, ci è sfuggita. Non credo. Ma dove sarà andata? Dimmi a Gachaland. Se volete possiamo suggerirvelo noi. Che cosa? Come sarebbe a dire? Ora fate anche i tour gastronomici senza dircelo? Beh sì. Shutendoji, abil guerriero. No, non di nuovo. Per quale motivo ci state seguendo?
Beh, questa è casa loro in teoria, quindi siamo noi che stiamo inseguendo loro. Ehi ragazzino, smettila subito di urlare contro il mio signore. Come prego, vogliamo delle spiegazioni. È in fretta. Davvero sapete dove è fuggita Mortal Volpe? Beh, diciamo di sì, la conosco bene e so a memoria i posti che frequenta. Inoltre vi informo che Mortal Volpe non appartiene a questo mondo. Che intendi dire? Viene dal futuro? Ah, mi è venuta fame. Che dite di una bella porzione di sushi? Non è molto. Che succede al barbiere? Tutto a posto? Ecco, in realtà io preferisco il tempura, signore. Cosa? Dici sul serio? Sì, ma ehi, e se ordinassimo del sukiyaki? Va bene, ma la prossima volta mangeremo sushi. Che problemi. Non ci interessa un fico secco! Adesso abbiamo altro a cui pensare. Beh, dai, lasciamoli perdere. Ora dobbiamo trovare Mortal Volpe. Può nascondersi quanto vuole, ma prima o poi lo troveremo. Su, andiamo! Eccola là, devo trovare tutti quanti i posti. Ma non è a Gachaland? Io perché, sai, una partitina a Gachaland me la farei volentieri. Ah, eccola. Vabbè, si stava proprio qua dietro. Anzi, no, è proprio lei. Quindi la troviamo sicuramente, la troviamo, in tutti e tre i posti. Eccola là. Dai. Dici come va? Buona! Mi avete beccata, era un travestimento perfetto! Basta così, Mortal Volpe, restituisci l'anima a Perla e liberala subito! Ti avverto, non osare fuggire di nuovo, altrimenti la pagherai cara. Ma io non ho bisogno di fuggire. Ah, sti due tonti ci manda contro. Bello, tra l'altro, Arachnobue. Guardate, ha chiamato i rinforzi! Dannazione! Quei due sembrano davvero forti. Bene, umani, non avrete intenzione di scappare, vero? Su, fatevi sotto! Che tra l'altro, facendo le missioni, per conto mio, ho preso 30 monete arrugginite. Te le dà quando fai il tour di visita a Gachaland con Sabio. Cioè, puoi scegliere quante monete prendere. Te le dà 30 arrugginite, 5 da monete quelle slot Kai e una stella, mi pare. Una cosa del genere. A volte però può capitare che il gioco si blocchi. L'unica maniera era saltare il dialogo con lei. Ma comunque l'ho già letto, quindi. Ah no, ma c'è anche lei? Pensavo tipo fosse la sola o solo l'Arachne qua. No, aspetta, mi ricarico. È buono. Ma non mi fai molto alla fine, eh. Grande. Vai col. Con Cole sto facendo proprio botte da orbi. Beh, dai, non tutto merito di Cole, però. Vorrei mettere Gigador davanti perché sennò sempre dietro sta. Però le botte le tira Gigador, quindi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Che fatica, però. Ben fatto, ragazzi, siamo stati grandi. Nani? No, non posso deludere le aspettative del mio signore. Bene. Finalmente l'anima di quella ragazza mi tornerà utile. Ah, quindi effettivamente era solo un posto dove stavo oppure andava bene tutti quanti e tre andavano bene? Cosa? Quella sarebbe l'anima di Perla? Un'anima forte a quanto pare. Ma che figata! Che figata di boss! Non è possibile! Ha solo l'anima di Perla per potenziarsi? Questo è un bel problema, sta accumulando sempre più forza! Ma è bellissimo, solo che è diventato il cane della Eni. Sento che un nuovo potere sta crescendo dentro di me. No, ah,
Ha 8 zampe più 2 braccia, cavolo, ma quanti arti ha bisogno uno yokai? Ma comunque, divora spiriti. Oh, devo ringraziare la vostra amica, umani. Questo è tutto merito suo. Nice. No, resisti, Perla! Sto arrivando! Cosa? Jack, che succede al tuo Yokai Watch? Non può essere! Sembra che l'orologio si sia ristabilito del tutto! Sapevo che era solo questione di minuti prima che accadesse. I veri sentimenti di Jack hanno ristabilito il suo Yokai Watch! Cosa? Ma non farmi ridere! Mi schiacciano come insetti! Coraggio, Jack! Puoi farcela! Sì, state indietro, ragazzi! Ti sconfiggerò di Mora Spiriti e lo farò una volta per tutte! Fare il tuo meglio, mi raccomando! Lascia che mi unisca a te, Jack! Combatterò al tuo fianco! Non posso permettere che questa bestia continui a fare danni su danni! Susanoo! Grazie, amico, conto su di te! Vediamo un po' Susanoo, che poi dovrebbe avere una forma Shadowhead, no? Riuscirò a salvarti, Perla! Forza, Susanoo! Andiamo! E ora voglio vedere la forma Shadowhead però di Susanoo io. Quindi devo fargli attivare in qualche modo l'Energimax. Eccola lì. Vai. Ah, però abbiamo sempre i nostri yokai vicini. Al Maximo! Maximus Mask, invincibile eroe! Allora, tu però non ti puoi girare a tuo piacimento. Cioè, veramente sì, però. Ok, bomba. La bomba penso sia andata a buon fine. Ecco qua, toh, bomba yokai. O cioè bomba oni. No, qui però, ragazzi, dietro. Ecco, lì. Vai, no, devi rimanerci lì. Ah, c'è rimasto, bene. Però devo ricaricarmi ogni volta qua e... Dai, Chansu! Grande chiunque l'abbia attaccata. Bene. Vai, lo fuoco! Oh, sempre a terra prova a finire. Ah, quindi se le facciamo male niente. Vai, Tri. Sì, però ragazzi, anche voi. Un minimo. Ok, vai. No, 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 amico mio. Non ti permettere proprio. Onigiri hamburger. Pare una mezza schifezza, però. Cioè, no, è brutto da vedere nel senso. Ah, vabbè, ero proprio nel centro, ero. Tu devi stare bravo, allora. Ok. No, Summer, no, 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 no. Oh, no! Cavolo, si è confuso. C'ho gli oggetti ora? No, non ancora, manca poco. Aspetta, fermo! Non ancora! Ora! Ce l'ho ora, bene. Allora è confuso, quindi diamo uno Yolisir Confusor, vai. Ma dai, basta, ma che... Ma è quel paese, Jack, che cavolo. E allora... E vabbè però, non è... Cioè, non si può giocarci, eh. Allora, gliel'ho dato, niente. Non ci sentiva. Ma Link è distrutto, allora andiamo col, dai. Più che altro mi serviva un attaccante a distanza, ma... Ah, Bruno! Guarda, proprio per fare schifo. Voglio fare schifo. Quanto è lento però. Vabbè, l'importante è che faccia male. Sì, stavo raccogliendo qua per terra, Non mi ha raccolto niente, va bene.
che bisogna fare. Chiave multicolore. Oh, quella mi interessa. Ho usato una chiave fortunata. Mi ha portato a Monte Selvoscura con un gruppo di cani. E c'era un oggetto che faceva schifo. Era una gomma Bon, se non sbaglio. Quindi non tutte le chiavi sono buone. Sì, ce l'abbiamo fatta! No, com'è potuto succedere? Capita. È stato sensazionale, Jack. Fantastico, l'hai sconfitta. I miei complimenti, ragazzo. Stai migliorando sempre di più. Però volevo vedere Susano trasformato, ma niente. Lei è imbambolata. Perla! Sono tornato in me? Come ti senti? Va tutto bene? Jack! Alistair! Ehi, ci ha fatti preoccupare, sai? Sembra che lo Yo-Kai Watch abbia funzionato a meraviglia, vero? Sì, finalmente anche lui è tornato in sé. Ah, come fai a pensare a tuo orologio in un momento del genere? Sai, Jack, ho avuto modo di osservarti durante la battaglia. Questa non salva, è solo merito tuo. Ah, non c'è di che. È un sollievo sapere che stai bene. Già. Quello è ancora lì per terra, infine, niente. Mortal Volpe non si riprenderà mai più. Bene, grazie al nostro Jack un altro caso è stato risolto. Proprio no. Ha solo sconfitto un nemico. Ehi, Mortal Volpe, dove tieni le anime delle tue altre vittime? Non le ho più con me. Le ho già consegnate al mio signore. So solo che sta collezionando per usarle nel torneo Emma. Il torneo Emma. Lo immaginavo. Era ovvio che non le tenesse ancora con sé. Chi è il tuo capo? E che cos'è questo torneo Emma? Mi dispiace, ma non posso dirti il suo nome. Se lo facessi verrei punito. E vi sconsiglio di cercarlo da soli. È un tipo molto pericoloso. Interessante. È scappato, ma ora almeno so qualcosa in più su di lui. Però che strano. Era come se avesse paura del suo capo. E chi non ce l'ha? Beh, non è questo il momento di pensarci in ogni caso. Beh, dipende però anche dal capo, certo. Sapete, mi è venuta una fame, a voi? Ma sì, dai, un po' di sushi ci sta. Anche se il sushi di salmone a me non piace. Da stomaco, da solo stomaco. Non so perché. Proprio salmone. Stavolta quella ragazza non ha mostrato alcun potere. Non avere fretta, Bill Guerriero. Summer Adams. Quando ci mostrerai la tua vera natura? Non in questo capitolo, a quanto pare. E quindi... Ma davvero finisce così il capitolo? È stato cortino questo. Ma sei davvero sicuro di voler venire? Potrebbe essere pericoloso. Sì, ormai ho deciso. C'è la possibilità che mia madre sia stata catturata dal capo di Mortal Volpe. Di sicuro si tratta di uno yokai molto forte. Dovremmo fare attenzione. Al momento di lui sappiamo solo che parteciperà ad un certo torneo Emma. Esatto. E io mi allenerò fino all'inizio di quel torneo. Per questo mi sono unito a voi. Voglio diventare più forte. Bene, mi pare di capire che niente ti farà cambiare idea, o sbaglio? Beh, a dire il vero sono anche curioso di visitare il futuro. Sono sicura che anche il nostro mondo sia bello come Yo-Kai World. Sì, forse anche di più. D'accordo allora, ormai sei uno dei nostri, Jack. Andremo nel futuro! Fantastico, grazie di cuore a tutti voi amici. Ora, a tutti gli effetti, è nel team. Jack, aspetta, verrò anch'io con te. Insieme ce la faremo, ne sono sicuro. Ok. Sì. E ecco, il sole nero era quello che stavamo cercando dall'inizio del capitolo. Bene, adesso dobbiamo andare. Siete tutti pronti? E tu che vuoi? Cioè, non ho capito. Mi raccomando, amico mio, fare il tuo meglio anche nel futuro. Ho fiducia in te, Jack, sono sicura che ce la farai. Sì. Potete starne certi, non vi deluderò. Sei davvero cambiato, sai? Adesso sei più sicuro di te stesso? Era questo che volevi dire, Alistair? Sì, ma volevo dirlo io. Quella era una frase d'effetto. Dai, basta, andate nel futuro. Bene, allora, ci vediamo presto, amici. Abbiate cura di voi. Aver cura di sé, eh? Quelli c'hanno la famiglia, se tu che in gelai. Poverino. Allora, finisce malissimo. Boh, fa un po' schifo a finire così, ma ok.
Capitolo corto, però UK World era davvero grande, l'ho visitata in lungo e in largo e soprattutto Gachaland. Devo approfondire il capitolo Gachaland perché ha dei premi davvero carini. Ad ogni modo, il video termina qui. Vi ringrazio per aver seguito. UK Watch tornerà mercoledì, quindi lunedì, mercoledì e venerdì. Farlo 6 giorni a settimana è praticamente pesante, quindi lo alternerò a Omori e a Yu-Gi-Oh! Ad ogni modo. In descrizione trovate tutti quanti i link utili a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.